Buonasera, benvenuti al TG Meridiano di Toscana TV. È morto nella notte il giovane di 20 anni che ieri era stato investito da un treno all'altezza di un passaggio a livello nell'abitato di Castel Fiorentino. A rendere nota la notizia il sindaco della cittadina Alessio Falorni in un post su Facebook. Il giovane di origini albanesi era stato portato con lievi soccorso all'ospedale fiorentino di Careggi in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ventenne aveva scavalcato le barriere abbassate per attraversare la ferrovia e dirigersi verso il ponte sul fiume Elsa. Un treno proveniente da Siena però lo aveva urtato facendolo finire ai lati dei binari. Un testimone ha riferito che alcuni ragazzi ridevano di lui dicendo che cretino. In Sala Maggiore a Pistoia un convegno per raccontare le buone pratiche del modello educativo pistoiese. Patrizio Ceccarelli. La metafora della tavola per raccontare il modello educativo pistoiese. Tutti a tavola è infatti il titolo del convegno che si è svolto stamani nella sala maggiore del Palazzo Comunale di Pistoia, dove si è fatto il punto su un progetto portato avanti insieme all'università, ma dove si è parlato anche di prospettive per l'anno scolastico che sta per iniziare. Diciamo che si parte dalla metafora della tavola, di una tavola apparecchiata, per arrivare al prendersi cura, di noi, in questo caso a prendersi cura della scuola e degli insegnanti. Naturalmente la parte più importante è quella fatta da dirigenti scolastici che hanno aderito al Me per Te e naturalmente dalla dottoressa Ciucci dell'Università di Firenze, però noi portiamo il nostro contributo come comune per parlare anche degli spazi dei nostri servizi educativi, quindi prendersi cura attraverso gli spazi. Questo è un pochino quello che è il tema. Poi naturalmente il prendersi cura delle persone, degli insegnanti e quindi dei rapporti personali che dovrebbero esserci all'interno della scuola. Allora, si tratta del progetto Me per Te, che come vuole un po' sottolineare questo nome, lavora sul benessere della persona, dell'insegnante, sapendo però che nel professionista c'è anche una parte individuale, con l'idea che lavorando sul suo benessere e potenziando le competenze emotive e relazionali dell'insegnante, a cascata ci possa essere anche un benessere per il bambino e per tutto il gruppo classe. Il Comune di Pistoia sta attivando un progetto per mettere a norma tante scuole. Come sarà l'inizio dell'anno scolastico che ormai è alle porte? Noi abbiamo avuto aperti 10 cantieri solamente per le scuole, per metterle in sicurezza, per predisporre l'inizio dell'anno scolastico al meglio. Sono stati fatti interventi molto importanti, anche alcuni interventi su alcune scuole, tipo rifacimento di bagni, rifacimento di cucine, rifacimento di un tetto presso il nostro nido e alcuni lavori strutturali che sono stati necessari dopo le verifiche che sono state effettuate. E poi è partita una programmazione triennale che ci permetterà nel tempo di continuare questi interventi. Quindi è stato faticoso, c'è stato qualche disagio e quello purtroppo va messo in conto, però credo che la città possa essere contenta che comunque abbiamo fatto un buon lavoro. Turismo, visite in crescita anche nel mese di agosto agli Uffizi. Vediamo. Continua la crescita dei visitatori agli Uffizi. Nei musei del complesso fiorentino, la Galleria più l'area di Palazzo Pitti, il mese di agosto si è concluso con un più 5,3% rispetto allo stesso mese del 2018. In termini assoluti, più di 22.000 visitatori in più. Pressoché identico il tasso di incremento relativo ai primi 8 mesi del 2019. A confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso è stato registrato un più 5,3%. Il fenomeno riguarda tutti gli spazi del complesso Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli. Quanto all'aumento di agosto, in testa c'è Boboli con più 7% di visite, seguono gli Uffizi con il più 6%, terzo Palazzo Pitti con il 3,2%. Nel caso dell'incremento rilevato nei primi 8 mesi dell'anno, invece Palazzo Pitti primo nella classifica interna con una crescita dell'8% di presenze. Segue con il più 6,1 Boboli, quindi gli Uffizi con il 4%. Il trend d'aumento delle visite nel complesso sembra inarrestabile, spiega il direttore delle gallerie degli Uffizi, Eike Smith.
I dati che accogliamo con maggiore favore sono quelli di Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli, che rispetto a qualche anno fa hanno moltiplicato i loro visitatori e ormai sempre più spesso, come tasso di crescita, superano gli Uffizi, il nostro museo di punta, il quale, nonostante agosto sia tradizionalmente proprio il suo mese di flessione, quest'anno in positiva controtendenza cresce comunque ad un buon ritmo. Al via il meeting internazionale antirazzista a Cecina fino al 7 settembre. Rachele Campi. Il meeting internazionale antirazzista giunge alla 25esima edizione. Al parco della Cecinella, Cecina Mare, in provincia di Livorno, l'ARCI ha voluto, insieme alla regione toscana, al comune di Cecina e del CESVOT, affrontare i temi della solidarietà, dell'accoglienza, dell'antirazzismo. Quattro giorni intensi dove si sono alternati incontri, laboratori, eventi dedicati a formazione, cucina e musica. Si tratta di un'iniziativa che rappresenta un momento importante di riflessione di una vasta comunità, associazioni, docenti universitari, scrittori, società civile, politica, amministrazioni, intorno alla necessità di trovare le strutture, le misure giuste per opporsi a una deriva xenofoba, razzista, tenebrosa, di destra, e trovare le parole giuste per mobilitare il maggior numero di persone possibile. Qual è il messaggio che deve passare da questa manifestazione? Che opporsi a questa situazione è possibile, che non è una cosa complessa a cui soccombere senza fare niente. Non è vero che è un'onda che è ineluttabile. La maggior parte della società toscana, per esempio, è invece sicuramente antirazzista, è sicuramente accogliente, è che deve trovare la maniera per poter trasformare questo sentimento in azione politica, in azione sociale, trovare la possibilità di esprimersi per non essere succube invece di una visione che purtroppo negli ultimi mesi è sembrata prevalente, anche per il fatto di avere un governo marcatamente di destra e una produzione legislativa marcatamente di destra, che ha per certi versi oscurato tutto il bene, tutte le cose positive che nella nostra regione in Italia vengano fatte per l'accoglienza, per l'intercultura, per la costruzione di una società civile e multiculturale, che peraltro è quella che ci abbiamo intorno tutti i giorni. Io sono stato rispettoso con tutti e loro lo sono con me, l'accoglienza è stata fenomenale, non si può fare però tutto in un giorno l'incontro. Comunque è stato positivo, lo ha detto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso dopo un incontro stamani a Palazzo Pitti per discutere del restyling dello stadio Artemio Franchi insieme al soprintendente Andrea Pessina e al sindaco di Firenze Dario Nardella. E ora la festa dell'uva in Pruneta. Con la personale di Fuad Aziz inizia ufficialmente la 93esima festa dell'uva di Impruneta. L'etichetta d'autore raggiunge la 33esima edizione. Una fortunata iniziativa che ha visto tra gli altri la partecipazione di artisti del calibro di Annigoni, Loffredo, Folon, Talani, che hanno realizzato e donato all'ente Festa dell'Uva le loro pregevoli opere. È una tappa importante perché segna idealmente l'avvio della festa, anche se in realtà la 93esima festa dell'uva nasce già il giorno dopo che si compie la 92esima. I Rioni già da quel momento iniziano a lavorare a quello che sarà la loro rappresentazione della futura festa, e la stessa cosa facciamo noi nell'ente, cercando di mettere su un programma che appunto sia rappresentativo e dia giustizia a una festa importante, importante nel suo genere. L'etichetta rappresenta l'amore, la passione attraverso questo abbraccio tra donna e uomo. Presento questa mostra di quadri e sculture dei miei lavori che da anni sto seguendo una ricerca sulla bellezza attraverso il volto umano, attraverso i colori.
L'idea dell'etichetta d'autore, ovvero chiamare un pittore di chiara fama a illustrare una bottiglia di vino che diventerà una forma di collezionismo della festa dell'uva, inizia negli anni 80 e vede la realizzazione nell'86 con Piero Annigoni. Insomma, a questo punto abbiamo una bellissima collezione di bozzetti di grandissimi artisti, devo dire, e una collezione di bottiglie commemorative che comincia ad essere veramente consistente. Chiudiamo con Cartellone. E proprio all'interno di God is Green, il 7 di settembre, arriverà il grande pianista inglese Michael Nyman con l'anteprima mondiale del suo nuovo progetto, un'occasione da non perdere perché ritorna in città uno dei grandi maestri del minimalismo, autore di celebri colonne sonore come quella di Lezioni di piano. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.